Carissimi fratelli e carissime sorelle, cari amici, buongiorno in questa domenica del 31 gennaio. Vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha condotto in questa settimana. Magari sarà stata una settimana pesante, sarà stata una settimana impegnativa, sarà stata una settimana piena di preoccupazioni. Ma vogliamo ringraziare il Signore perché sappiamo che Lui ha tutto sotto controllo. E anche se non ce ne siamo accorti, Lui era lì al nostro fianco, pronto a soccorrerci, pronto a consolarci quando ne avevamo di bisogno, pronto a rialzarci qualora dovessimo essere caduti. E allora vogliamo dire grazie, Signore, perché le tue compassioni, il tuo amore, la tua misericordia si è riversata abbondantemente sopra ognuno di noi. Pensare secondo l'insegnamento di Gesù. Leggeremo un versetto che si trova in Prima Tessalonicesi al capitolo 5, versetto 17, una esortazione straordinaria che l'Apostolo Paolo fece allora alla Chiesa di Tessalonica e che ancora stamattina il Signore vuole fare a ognuno di noi. Il Signore ci ricorda quanto sia importante non cessare mai di pregare. E l'atteggiamento che noi abbiamo verso la preghiera e l'uso che ne facciamo della preghiera stessa tante volte dipende dal rapporto che abbiamo con Dio. Tante volte dipende dall'uso che facciamo della preghiera. Se noi diamo lo stesso valore che diamo all'aria in rapporto ai polmoni oppure al sangue in rapporto al cuore, allora il concetto è corretto. Il sangue scorre nelle vene senza mai fermarsi e sappiamo che la respirazione ha un ritmo incessante ed entrambi, anche se noi non ne siamo consci, procedono nel loro moto in modo continuo e ininterrotto. Non sempre siamo consci che Gesù ci mantiene perfettamente uniti a Dio. Se gli ubbidiamo, Egli lo fa senza interruzione. La preghiera non è un esercizio, ma la preghiera è la vita. Fai attenzione che nessuno impedisca il suo prorompere. Abbiamo letto: non cessate mai di pregare. E allora forse dovremmo imparare a prendere l'abitudine dei bambini, che sempre, in ogni occasione, hanno qualcosa da dire, qualcosa da domandare. Gesù non ha mai parlato di preghiere senza risposta. Egli aveva la certezza assoluta che la preghiera riceve sempre una risposta. Abbiamo ricevuto anche noi dallo Spirito la stessa indicibile certezza che aveva Gesù, oppure ci blocchiamo al ricordo delle tante volte in cui sembra che Dio non abbia risposto alle nostre preghiere? Chiunque chiede riceve, è scritto nella sua parola. Le nostre obiezioni, i nostri ma sono errati. Dio risponde e Dio risponde nel modo migliore. E Dio risponde sempre. Non solo qualche volta, risponde sempre anche se la risposta immediata non si presenta nel modo in cui l'avremmo desiderata. E allora siamo certi che Dio risponde alle preghiere? Il nostro guaio, tante volte, è che tendiamo a sminuire, a indebolire il significato delle parole di Gesù, perché vogliamo armonizzarle con il buonsenso. Ma allora non sarebbe valsa la pena che Gesù le pronunciasse se avessero dovuto riguardare solo il buonsenso. Ciò che Gesù dice a proposito della preghiera è una rivelazione soprannaturale. Allora impariamo dal Signore Gesù, impariamo da colui che non aveva bisogno di pregare, eppure mai nessuno ha pregato quanto ha fatto il Signore Gesù. Che Lui ti possa guidare, che ti possa benedire e che ancora in questa giornata possiamo ringraziarlo perché Lui ascolta le nostre preghiere. Che il Signore ti benedica. Amen.